San Biagio dei Librai è il cuore di Napoli e delle sue contraddizioni. Qui i santi vanno a braccetto con Pulcinella e va bene così. All'incrocio di via San Biagio dei Librai con Vico Santi Filippo e Giacomo, all'altezza della trattoria Ocerriglio, si trova il palazzo Diomede Carafa. Il primo conte di Maddaloni ristrutturò un vecchio palazzo di famiglia per ospitare i reperti rinvenuti in città. Il palazzo è rivestito di bugne di tufo giallo alternata a pietra grigia. Sul portale in marmo sono incisi i fregi e gli stemmi della famiglia Carafa, su cui poggiano i busti di Claudio e Vespasiano e la statua di Ercole. Il portone in legno, restaurato nel 2018, è un bellissimo esempio di scultura lignea napoletana del 400. Ma è all'interno del palazzo che abita il mistero. Il conte Carafa ricevette da Lorenzo il Magnifico un bellissimo dono, una testa di cavallo in bronzo. La testa fu posizionata al centro del cortile con un'iscrizione: «Davanti ai miei occhi c'è un tesoro». Tutti speravano di risolvere l'enigma e scoprire il tesoro di Carafa. La possibilità logorò gli eredi per secoli, finché un giorno uno sconosciuto capì che gli occhi erano la fortuna, essendo dei diamanti. Leggenda o realtà? E chi può stabilirlo? A Napoli tutto è possibile. Di fronte al palazzo Carafa c'è Vico del Fico al Purgatorio. Lo percorri tutto quanto e sbuchi di fronte alla pizzeria Sorbillo. Non ti dimenticare di accarezzare il naso di Pulcinella. Sei arrivato a Via dei Tribunali e alle tue spalle c'è Palazzo Spinelli. Fu ristrutturato nel 1767 per ordine del duca di Laurino e Troiano Spinelli e per mano di Ferdinando Fuga e Ferdinando Sanfelice. Famoso per il cortile a forma ellittica, dal quale si eleva una scalinata a doppia rampa, era adornato da statue romane e statue della Vergine Maria. Sul portone d'ingresso è presente un'aquila con le ali spiegate, sul cui petto sono scolpiti lo stemma di Laurino e quello di Tuttavilla di Calvitto, moglie del duca. Purtroppo oggi versa in uno stato di completo abbandono. Anche questo palazzo è avvolto dal mistero. Si racconta che il duca prese a cuore la piccola orfana Bianca, tanto da invitarla a vivere al palazzo. La moglie, una vera arpia, era gelosa del rapporto amorevole dei due e fece murare viva Bianca nella sua stanza. La bambina, quando vide l'ultima luce scomparire, urlando maledisse la donna e la condannò a vedere il suo fantasma in ogni momento di gioia e in ogni disgrazia. Si racconta che ancora oggi Bianca vaghi per le scalinate del palazzo piangendo. Palazzo che vai, leggenda che trovi.